del mondo riparato. Riteniamo che stia cambiando il modo di comunicare il problema della crisi ecoclimatica e quindi l'arte è sicuramente uno strumento che può avvicinare le persone, perché noi siamo sempre alla ricerca di contagiare in modo positivo le persone per poter affrontare questi problemi, perché sono problemi urgenti, cioè la gente deve capire che siamo nel problema, non è che affronteremo un problema, lo stiamo già vivendo e quindi dobbiamo assolutamente muoverci e portare energia, far capire alle persone che bisogna scendere in strada per chiedere ai politici, tutta la classe politica, di fare qualche cosa, cosa che da 40 anni che non viene mai soddisfatta, ecco. Credo che l'arte abbia questa straordinaria capacità di catalizzare energie latenti o energie già visibili e di catalizzare anche l'immaginario può fare in moltissimo in termini di comunicazione e appunto di trasformazione. Qui c'è un'opera di Francesca Marconi con questa vegetazione, elementi vegetali, però come dotati di occhi e quindi un po' un modo per evidenziare come lo sguardo dovrebbe essere a doppio senso, come quello che c'è intorno a noi non è solo un oggetto, ma è un soggetto di cui tenere conto, che è attivo e ha le sue esigenze. Quest'opera che parte da una rappresentazione della Terra vista dalla Luna, dallo spazio, e la Terra appare coloratissima e allora ecco che Cecilia restituisce questi colori in un'opera che diventa astratta, ma nello stesso tempo mantiene questa felicità dei colori della Terra che devono essere così, insomma, devono essere difesi. Nel caso devi riprendere qua dietro. So I try to create something nice, something beautiful, something which is what might be the utopia, you know, like this is kind of how I'm walking on my path towards utopia, to art together with people and to provide them the possibility to do it themselves. Mica
carta di giornale, abbiamo anticipato un sorpresa che sarà in tema. No, perché avevo chiesto.